Con Cascione 7 punti in 4 gare, progressi graduali e costanti. Certo, in attesa di test decisamente più probanti, il prossimo con l'Ancona l'Adriatico lo sarà, ma in poco tempo il tecnico biancazzurro ha dato ordine tattico e solidità. Di certo il Pescara sa stare in campo, anche se decidi di arretrare il baricentro, devi poi occupare bene gli spazi. Ci riesci solo se sei applicato e soprattutto organizzato, ovvero quello che sta accadendo. Nulla insomma avviene per caso, fondamentale il lavoro quotidiano. Naturalmente sul piano della proposta si può e si deve migliorare, ma Cascione ha ereditato una squadra in grave difficoltà e non va dimenticato, con lacune strutturali. La priorità era fermare l'emorragia di gol subiti. I risultati sono già lusinghieri. Nelle ultime 4 gare i biancazzurri hanno incassato una sola rete sul campo della capolista dei record Cesena. In questo senso i numeri sono piuttosto eloquenti. Come detto, con Cascione il Pescara ha conquistato 7 punti in 4 gare. Nelle precedenti 13 giornate del girone di ritorno il bottino, piuttosto magro, era stato di 13 punti. Domenica prossima alle 16:30 il Pescara ospiterà l'Ancona di Boscaglia, tornata a sperare nella salvezza diretta dopo il successo casalingo 3-1 sul Sestri Levante. Scontate le rispettive squalifiche, torneranno a disposizione l'ex Lorenzo Paolucci, abruzzese di Tollo, Gatto e Ciaffi, con molte probabilità anche il centrale di difesa Mondonico, reduce da un infortunio di natura muscolare. Ora i dorici sono quintultimi, a 3 lunghezze proprio dai liguri, con lo scontro diretto a favore per la differenza reti. Dal canto suo, in queste ultime 2 partite, l'11 di Cascione deve difendere il 6° posto e provare, non sarà affatto facile, a conquistare la 5ª piazza occupata dal Gubbio. Gli umbri hanno 3 punti in più, in realtà 4 per lo scontro diretto a loro favore, sconfitta l'Adriatico per 3-2 e vittoria 4-0 alla Barbetti. 5º posto che in chiave playoff dà qualche vantaggio in più. Entrambe le partite dei turni preliminari in casa con 2 risultati su 3 al 90°. Dopo la sfida con l'Ancona all'Adriatico, il Pescara chiuderà la stagione regolare sul campo della Fermana domenica 28 aprile alle ore 20. Il Gubbio invece affronterà in trasferta la Recanatese e nell'ultimo turno di campionato ospiterà al Barbetti il Rimini, che oggi occupa la 10ª posizione, ultima utile in chiave playoff.